Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Entriamo in clima estivo, cominciamo a parlare di turismo, di vacanze, dopo tanta politica che ha impegnato le ultime settimane. Lo facciamo dando spazio e occasione di ulteriore conoscenza, perché no, anche al di fuori dei nostri confini regionali, di una splendida realtà che si va trasformando in uno scenario ideale anche per le pedalate, oltre che per le belle passeggiate in montagna. Parliamo della montagna del Gran Sasso Teramano, che è stata assoluta protagonista della primavera con gli eventi della Corsa Rosa e anche ancor prima nel Teramano della Tirreno Adriatico, e che si candida a diventare protagonista di vacanze sportive nei prossimi anni attraverso un ambizioso progetto che è in campo da parte dei protagonisti dello sviluppo del territorio. E per parlare di questi temi abbiamo ospite nei nostri studi il presidente del GAL Gran Sasso Lagoa, Carlo Mattone. Buonasera, buonasera presidente, grazie di aver accolto il nostro invito e ad accompagnarmi in questo viaggio sulle due ruote non può essere che l'amico e collega Enrico Giancarli. Buonasera, Enrico. Buonasera Carmine, grazie a te per l'invito e naturalmente un saluto ai nostri telespettatori e al presidente Carlo Mattone. Allora presidente, quando è nata l'idea di portare il Giro d'Italia su ai prati di Tivo, insomma, non erano tanti a credere in questa scommessa. Poi ci sono state anche alcune polemiche che per fortuna non hanno pregiudicato, anzi probabilmente hanno fatto ancora più pubblicità a questa tappa, ed è stato l'evento sportivo della primavera per quanto riguarda sia lo spettacolo della corsa, e di questo ci parlerà Enrico, sia per lo spettacolo del paesaggio e della natura, insomma una vetrina straordinaria per il nostro Abruzzo. Ecco, stiamo vedendo proprio le immagini di quelle strade. Ecco, parliamo di questo progetto sin dal suo inizio, dalla sua genesi, anche dagli sforzi che avete fatto come GAL perché tutto ciò si avverasse. Il GAL Gran Sasso Lagoa è stato finanziato l'anno scorso dopo lunghi anni di diatriba giudiziaria. Questo non è stato un bell'esempio per l'Abruzzo, perché nel 2016, quando il tutto è iniziato di questa controversia, la regione Abruzzo si è ostinata a non voler mettere delle poche risorse aggiuntive per finanziare anche il nostro GAL, e mi permetti di dire che è stato un grosso errore politico, perché tutti i territori abruzzesi vuocati e riconducibile alle realtà leader avevano diritto ad essere finanziati. Per fortuna poi la vicenda si è conclusa positivamente, anche con la volontà del presidente regionale Marsiglio di non voler prolungare la vicenda giudiziaria, e quindi di finanziare e mettere delle modeste risorse aggiuntive per far sì che anche il Gran Sasso Lagoa potesse attuare il suo progetto. Questo è avvenuto all'incirca alla fine di aprile del 2023, e pochi giorni dopo c'è stato il grande evento del cronometro della Costa dei Trabocchi. E in quei giorni io riflettevo, appunto perché il ritorno in campo dopo tanti anni di ostinata battaglia giudiziaria, che io facevo non per difendere la mia immagine, per difendere giustamente i diritti di un territorio, pensavo come potessimo rientrare in campo con delle iniziative importanti che potessero valorizzare il nostro territorio. Visto il grandissimo successo della cronometro dei Costi di Trabocchi, mi sono subito impegnato a pensare di portare l'anno successivo, quest'anno, sulla nostra terra il Giro d'Italia sulle montagne più alte della provincia di Teramo, e sapendo anche che ai prati di Tivo il Giro d'Italia mancava da quasi 50 anni. Ho iniziato, come comunque sono abituato a fare, perché non è che mi spavento di fronte alle giuste rivendicazioni, alle giuste battaglie, a
presentare la richiesta alla Regione Abruzzo. È chiaro che non era facile perché nel frattempo, tenuto conto del grande successo della tappa dei Cosci Trabocchi, tanti territori abruzzesi si erano già candidati e anche forse avevano anche ricevuto delle assicurazioni. E quindi la battaglia mia, sapete che è stata difficilissima. Comunque devo ringraziare il presidente Marsiglio perché ha capito l'importanza della richiesta che si faceva e la sua validità per ritornare a far conoscere in tutto il mondo, perché poi alla fine il Giro d'Italia serve a questo, le bellezze delle montagne teramane. Ecco Presidente, forse era importante, questo lo sta dicendo appunto, era importante anche per il momento, perché questo è un momento, purtroppo è un momento che si prolunga da tanto, in cui a Prati di Tivo ci sono stati sempre problemi, c'è stata sempre un'immagine che per le diatribe che lei sicuramente conosce meglio di me, tra gestori, beni civici, comuni, consorzi e quant'altro, hanno paralizzato un po' lo sviluppo, e soprattutto in un periodo destagionalizzato come quello primaverile siete riusciti a dare questo segnale di una montagna assolutamente fruibile, dove si può andare a collocare un evento sportivo, ma dove si può trascorrere anche fuori stagione, non in quella invernale, un bellissimo fine settimana. Ma sicuramente, infatti io sono sostenitore da tempo che il futuro del Prati di Tivo non è quello degli impianti sciistici, perché per varie ragioni, soprattutto quelli climatici, e poi tenuto conto della limitata lunghezza delle piste di Prati di Tivo, oggi non siamo più competitivi. Però le potenzialità del Prati di Tivo, soprattutto post-Covid, dove oggi le persone vogliono vivere degli spazi naturali, soprattutto verdi, perché la caratteristica fondamentale della montagna teramane, che come ha potuto anche verificare Enrico in alcune trasmissioni che abbiamo fatto ultimamente, è che è verdissima. Addirittura quando si è fatta la tappa del Giro d'Italia, in alcuni tratti nemmeno si vedevano i corridori dall'immagine dell'elicottero, e questo è un patrimonio unico, ambito dalle persone, e quindi mi permetti di dire, questo è il nostro momento, dobbiamo saper sfruttare questa occasione, e soprattutto di fronte a una domanda potenzialmente crescente dobbiamo creare anche un'offerta adeguata per rispondere alle richieste dei potenziali turisti, e noi stiamo lavorando su questo obiettivo, perché un altro patrimonio importantissimo della provincia di Teramo è quello dei borghi. Noi abbiamo tra il Gran Sasso e la Laga circa 200 borghi, in molti casi con case già ben fruibili, e questo è il nuovo futuro, la nuova frontiera, certo, degli affitti brevi, su cui noi intendiamo lavorare. Ecco, su questo torneremo, perché è importante anche contestualizzare quello che stava dicendo, cioè il fatto che è possibile fare delle vacanze in cui coniugare anche la permanenza sul mare alla facile raggiungibilità di queste località durante altre stagioni che non siano quella invernale. Dal punto di vista sportivo, Enrico, credo che sia stata una primavera di scoperta anche per chi come te, come tanti ciclisti, pedalano su tutte le strade della regione, e soprattutto per il grande pubblico internazionale con la Tirreno Adriatico e soprattutto con il Giro d'Italia. Che strade sono quelle su cui si sono misurati i più grandi ciclisti del mondo? Sono strade bellissime, apprezzate da tutti gli addetti ai lavori del grande ciclismo, e per grande ciclismo intendo quello della Tirreno Adriatico, quello del Giro d'Italia, con una parentesi del Giro d'Abruzzo che ha comunque toccato proprio i Prati di Tivo. Prima di entrare nel dettaglio tecnico sia della tappa dei Prati di Tivo che in quella di Valle Castellana, che ha toccato le montagne teramane della Tirreno Adriatico, io volevo fare veramente un complimento a Carlo Matone, presidente del GAL, perché è riuscito con bravura a cambiare forse anche quello che era un progetto originario per il 2024, perché l'idea della montagna abruzzese c'è sempre stata, ma nel disegno originario probabilmente si voleva provare a valorizzare l'altopiano del Voltigno nell'anno del Giro d'Italia 2024.
È stato molto bravo Carlo Matone con il GAL a far parlare con il presidente Marsilio, poi il presidente Marsilio naturalmente ha sposato il progetto ed è venuta fuori una delle giornate più belle, Carmine, del Giro d'Italia 2024. Ci arrivo nel commento tecnico a quella giornata, ma andiamo in ordine di tempo perché a Valle Castellana qualche mese prima, a marzo, è arrivata la Tirreno Adriatico in un percorso disegnato in maniera brillante dall'amico Luigi Di Giosia, con la salita di San Giacomo che ha visto un Jonas Vingegaard fare qualcosa di eccezionale, uno dei numeri più belli in salita di quest'anno per gli addetti ai lavori, con dei vantaggi clamorosi in salita, è arrivato poi da solo a Valle Castellana. Jonas Vingegaard è vincitore degli ultimi Tour de France, gli facciamo un grande in bocca al lupo per quello che sta per scattare, sperando possa essere al via dopo l'incidente che ha avuto in bicicletta. Due mesi più tardi si arriva ai Prati di Tivo, chi vince? L'altro grande campione del ciclismo mondiale, Tadej Pogačar, che poi ha vinto il Giro d'Italia. E quindi diciamo che l'Abruzzo ha saputo raccontare delle pagine belle di ciclismo con gli attori più belli, dal punto di vista delle strade con San Giacomo Valle Castellana, dal punto di vista e il Prati di Tivo, dal punto di vista degli atleti, con i due più forti atleti al mondo per le corse a tappe, Jonas Vingegaard e Tadej Pogačar. Non solo, Carmine, Prati di Tivo già qualche anno fa con la Tirreno Adriatico aveva saputo accogliere i grandi campioni, perché tu che conosci il ciclismo sai bene che Prati di Tivo hanno vinto Vincenzo Nibali e Chris Froome alla Tirreno Adriatico, e quindi in Abruzzo sanno vincere i grandi campioni. Chiudo questo mio intervento facendo notare come i Prati di Tivo hanno saputo mantenere, presidente Matone, quella che è la grande tradizione delle montagne abruzzesi negli ultimi anni del Giro d'Italia. Perché? Perché nella tappa del Giro d'Italia, bellissima, che è arrivata nel 2021 a Campofelice, vinse Egan Bernal, e Egan Bernal poi ha vinto quel Giro d'Italia. Nella tappa del 2022 del Blockhaus vinse Jay Hindley, e Jay Hindley poi ha vinto quel Giro d'Italia. Quest'anno ha vinto Tadej Pogačar, che ha vinto il Giro d'Italia. Se non avesse avuto il Covid, l'anno scorso Remco Evenepoel aveva vinto la cronometro della Costa dei Trabocchi, è stato costretto a lasciare il Giro d'Italia in maglia rosa. Quindi diciamo che l'Abruzzo è terra di grandi campioni, che porta fortuna ai grandi campioni, ma che soprattutto attraverso il Giro d'Italia, attraverso la Tirreno Adriatico, ha fatto vedere le bellezze delle nostre montagne e dei nostri posti in tutto il mondo. Sì, dal punto di vista tecnico, Enrico, di solito si dividono, soprattutto quando c'è il Tour de France, in salite alpine e salite pirenaiche, a seconda della ripidità, della lunghezza. Ecco, diciamo che le salite abruzzese rappresentano entrambe queste caratteristiche, quindi su di loro non c'è lo specialista, c'è veramente il campione, che deve avere fondo, ma anche la capacità di reggere su pendenze molto impegnative in breve tempo. Assolutamente, le salite abruzzesi sono delle salite importanti, il Tour de France ha un'espressione per quel tipo di salite che non c'è in Italia, si chiama horse category, no? Le salite come il Tourmalet, come il Galibier, salite quelle definite oltre fuori categoria. Prati di Tivo sicuramente, la nostra Maiella con il Blockhaus sicuramente, Campo Imperatore dove ha vinto Marco Pantani, ha vinto Simon Yates in maglia rosa qualche anno fa, sono tutte salite che sanno regalare emozioni, ma non è un caso, Carmine, se in Abruzzo vincono poi i corridori che vincono il Giro d'Italia. Io ho un grande sogno, lo dico da tempo, e ho anche una certezza, poi se magari questa certezza è vera me la conferma Carlo Matone, il presidente. Il grande sogno è che in Abruzzo, visto che oramai RCS ha assegnato a Roma l'arrivo del Giro d'Italia, è quello che il giorno prima si possa fare il tappone appenninico proprio in Abruzzo, perché fare un trasferimento dal nord, quest'anno da Bassano del Grappa, dove si è arrivata con la tappa del Monte Grappa, vinta anche quella da Pogačar, è anche un po' scomodo a livello di logistica. In Abruzzo ci sono salite bellissime, fare un doppio Blockhaus il giorno prima di Roma potrebbe essere bello, come potrebbe essere bello fare un percorso impegnativo con arrivo ai Prati di Tivo, come potrebbe essere bello arrivare a Campo Imperatore o a Campo Felice, ce ne sono tante di strade, questo è il mio sogno. La mia certezza invece è che pedalando con Strade d'Abruzzo, e ci ha accompagnato proprio il presidente Carlo Matone, ho conosciuto alcuni posti davvero molto molto belli in questi giorni. Io credo che Carlo Matone in cuor suo voglia portarci il Giro d'Italia il prossimo anno, su qualche borgo, perché quest'anno ha esaltato la montagna, che dice qualche borgo. Noi abbiamo fatto una puntata che è andata in onda
l'altro ieri, Castelli, Isola del Gran Sasso, Santuario di San Gabriele. Il Santuario di San Gabriele avrà una particolare attenzione il prossimo anno perché è l'anno del Giubileo. Quindi, questo è lo scoop, Carmine, arriva il Giro d'Italia lì, ce l'ha fatto capire Mato. San Gabriele è patrono d'Abruzzo. Per il momento non posso aggiungere altro. Certo. Chi vuole capire, capire. Ci dica solo partenza o arrivo, che hai in mente, che le piacerebbe di più? Ho detto ad alcuni addetti ai lavori che San Gabriele si presta sia per una partenza che per un arrivo. Beh, abbiamo visto poi per l'altro. E quindi bisogna vedere. È un luogo abituato ai grandi eventi, da migliaia di studenti che vanno a benedire le penne 100 giorni. Quindi diciamo che la macchina organizzativa, anche la facilità. San Gabriele è una location ideale per eventi in generale, perché ha uno spazio intorno al santuario molto importante, più soprattutto. Ha il più grande parcheggio, secondo me, esistente nella provincia di Teramo. Penso che in montagna ci siano pochissimi parcheggi di quella capienza e di quel livello. Poi però c'è anche un altro aspetto, che, insomma, noi abbiamo parlato della bellezza del ciclismo, delle strade, dei luoghi della natura, ma il ciclismo non è uno sport fatto soltanto dai ciclisti, il ciclismo è uno sport fatto dai tifosi. Ecco, che cosa le è restato, Presidente, del modo in cui si sono comportati i tifosi che sono venuti in Abruzzo, di come li avete accolti e di quello che è la cartolina che poi si sono riportati a casa dopo aver visitato queste montagne? Tenuto conto che l'area dove l'evento sportivo si svolgeva sotto al Gran Sasso d'Italia è un'area protetta, io ho incominciato a dire da mesi che dovevamo dare un segnale di grande civiltà, tenuto conto anche di alcune polemiche note che si sono sviluppate intorno a questa vicenda. Quindi io ho sempre detto che sono un ambientalista della prima ora e mi sono preoccupato che l'evento si svolgesse in un modo ordinato e che le persone rispettassero i territori e l'ambiente. Abbiamo fatto anche di più perché ci siamo preoccupati di mettere a disposizione 15 bus navetta da Pontorio al Vomano per far salire le persone e creare meno disagio con la salita delle automobili presso la località, tenuto conto che praticamente la strada finisce lì, quindi non c'erano vie di fuga, e devo dire che il mio giudizio è veramente positivo perché le persone si sono comportate in un modo correttissimo, abbiamo dato una bella immagine di noi e secondo me ho detto anche che questo evento era solo un inizio, ma ritengo che sia stato un buon inizio per scrivere una nuova storia delle aree interne della provincia di Teramo. Enrico, ogni volta c'è questa polemica nazionale, non riguarda soltanto l'Abruzzo e le nostre montagne, sul fatto di consentire o meno l'accesso degli spettatori in aree che sono appunto protette, che sono parchi, che sono sottoposte a un regime ancora più particolare di sicurezza e di viabilità per l'arrivo di corse come il Giro d'Italia. Ecco, ma c'è chi ha la nostalgia delle ali di tifosi che costeggiano i corridori, a volte anche indisciplinate, come vediamo anche in corsa invece all'estero, e chi invece, insomma, ormai si è abituato a vedere in televisione queste transenne che durano per chilometri. Tu che frequenti il mondo delle corse, che ne pensi di questa polemica? Allora, io credo una cosa, Carmine, credo che tutte le decisioni prese dalle autorità preposte vadano rispettate, perché comunque sono figlie di riunioni, figlie di studi, figlie di motivazioni concrete. C'è però un dato di fatto oggettivo, che guardando, in questo Prateditivo quest'anno è stata molto brava perché con l'organizzazione ha saputo portare su tanti tifosi e quindi credo che al presidente Matone vadano fatti i complimenti, però se guardiamo quanto è successo sul Blockhouse nella tappa vinta da Jay Hindley nel 2022 e guardiamo quello che è successo qualche settimana dopo sulle salite dolomitiche, è chiaro che un po' di rammarico c'è, perché in Abruzzo c'erano pochi tifosi sulle strade, vuoi per mentalità di non voler salire in bici o non voler salire a piedi, vuoi per la chiusura totale delle strade, mentre sulle salite dolomitiche, Carmine,
c'è il pienone dei tifosi. Io quell'anno feci un paragone proprio nei servizi, feci vedere le immagini del blockhouse e poi quell'anno facemmo vedere proprio le immagini dei tifosi ad Amalga Ciapella, filo sulla marmolada, nella tappa decisiva che assegnò la maglia rosa finale a Jay Hindley, e purtroppo c'era un abisso di differenza di tifosi. L'augurio mio è che magari un eventuale blockhouse che decida il Giro d'Italia si lasci un accesso dei tre, o da Pretoro, o da Letto Manoppello, da Rocca Morice, libero, la corsa ne può occupare due, quindi in quel caso c'è più possibilità di poter arrivare fino all'arrivo. A proposito di blockhouse, vede Presidente, una bella tappa che parte dal Santuario di San Gabriele, va verso Castelli, Rigopiano, poi riscende giù dall'altro lato e arriva a Scafa e fa il doppio blockhouse, potrebbe essere la tappa che decide il Giro. È un sogno naturalmente che si può realizzare, lavoreremo insieme perché ciò si concretizzi. Beh, ha detto già molto. Volevo fare un ringraziamento particolare al prefetto di Terno e al questore di Terno, perché a differenza di come ricordava Enrico di quello che è successo al blockhouse due anni fa, da noi c'è stata la massima collaborazione, anche, un po' più di elasticità, diciamo. No, io dico di più, che il prefetto e il questore si sono impegnati affinché portassimo il più persone possibile sulla salita di Prati di Tivo, quindi la massima collaborazione istituzionale, e anche sotto questo aspetto le istituzioni teramane hanno dato una dimostrazione di collaborazione, di coesione, che non è un fatto scondate e secondarie. Sai perché, Carmine, è importante questo? Perché i Prati di Tivo hanno un'unica via di accesso, che è il percorso gara, quindi non era facile coniugare la sicurezza dei corridori, quindi dover chiudere le strade, con la possibilità di far arrivare tanti tifosi in cima, ed è stato un po' il motivo che creò quelle polemiche nel 2022, perché nel 2022 la corsa del blockhouse occupava, impegnava tutti e tre i versanti, il versante di, Pretoro, il versante di Letto Manoppello e il versante di Rocca Morice, quindi comunque arrivare fino su sarebbe stato un problema con gli accessi. Allora, noi ci fermiamo nel parlare di ciclismo agonistico, però parleremo di ciclismo turistico e anche di quelli che sono i progetti per la nascita, che diciamo è una fase di gestazione ormai prossima al parto, della ciclovia dell'Appennino Teramano. A tra poco. Riprendiamo da studio, stiamo parlando della straordinaria giornata del Giro d'Italia sulle montagne dell'Appennino Teramano, ma anche ora ci spostiamo ad inquadrare le prospettive, perché poi insomma i frutti arrivano, bisogna farli maturare, raccogliere e poi tenere le piante pronte per i successivi raccolti, che saranno raccolti di presenze turistiche, di cicloturisti, di cicloamatori, che dovranno scoprire sempre più le nostre strade. Sta accadendo un po' su tutti i territori. Presidente faceva riferimento al grande successo della Via Verde dei Trabocchi in provincia di Chieti, ma anche su tutto il versante costiero. Ed estate, quando si viene in vacanza d'Abruzzo, però c'è anche voglia per chi ha il fiato, la forza, le gambe e l'amore per la bici, di inoltrarsi un po' verso l'interno. Questo è il progetto che nasce in una regione in cui tutto è raggiungibile nel giro di pochi minuti con qualunque mezzo, appunto sulle vostre montagne, sia per valorizzare i borghi, come lei diceva, sia per valorizzare i percorsi stessi, perché i percorsi stessi possono essere oggetto di attrazione turistica, come avviene per il ciclismo, le grandi salite, ma anche i grandi percorsi cicloturistici. Allora, ci parli, Presidente, di questo, di questa realtà ormai della ciclovia dell'Appennino Teramana, che fa parte dei vostri progetti e che mi pare unirà per 300 km la montagna al mare, che sfrutta anche la viabilità secondaria, sì. Non quella principale, dove andare in bicicletta a volte è anche un po' pericoloso. Anche questa idea nasce da lontano, forse eravamo un po' troppo in anticipo, incominciammo a valutare la possibilità intorno al 2007-2008,
quando all'epoca facemmo un progetto di cooperazione con un GAL dell'Alto Vicentino, e lassù erano più avanti di fronte a questa prospettiva, e noi provammo a disegnare un percorso anche nelle nostre zone. L'idea non è che non riscontrava il consenso soprattutto dei ciclisti, però per farlo diventare un fenomeno importante mancava quello che oggi si è concretizzato, cioè anche la bici assistita, perché fare un percorso su strade in salite anche importanti era necessario questa evoluzione tecnologica. Oggi che si è realizzata, chiaramente noi abbiamo cercato di attuare la nostra vecchia idea e soprattutto tenendo conto delle bellezze naturali della provincia di Teramo e soprattutto un'articolazione di strade secondarie a basso traffico che sicuramente si prestano benissimo a realizzare la ciclovia. E tra l'altro facendo un percorso articolato sulla nostra provincia ne è uscita fuori una ciclovia di una dimensione importante di circa 324 chilometri che si sviluppa in oltre 20 comuni dell'entroterra teramano. L'abbiamo già definita nella sua traccia, nel suo percorso, e riteniamo ragionevolmente di poterla completare entro la fine dell'anno con la tabellazione, con la creazione di servizi minimi per il momento, ma che possono crescere nel tempo, e quindi poterla renderla fruibile dal prossimo anno. E riteniamo che con le nuove mode delle persone che si vogliono muovere mentre fanno turismo, che questa nostra realizzazione possa diventare un potenziale importante per il nostro territorio. Certo, Presidente, di solito, poi Enrico ci spiegherà nel dettaglio anche dal punto di vista tecnico e paesaggistico, le strade su cui hanno viaggiato anche le nostre telecamere, quelle di Strade d'Abruzzo, una serie di puntate che poi riepilogheremo, che sono già disponibili peraltro sui nostri canali. E poi noi a livello simbolico, per ricordare la nostra storia, il sottotitolo della ciclovia I cammini della transumanza. I cammini della transumanza, ecco, ma c'è la storia, ma c'è anche poi lo scontro con la realtà, perché se vogliamo proporre, lei lo sa più di me, un percorso turistico competitivo che presenti anche tutte queste bellezze che stiamo vivendo, deve essere reso fruibile. Di solito si dice, ecco, le strade si asfaltano quando passi il Giro d'Italia e poi i comuni sono in difficoltà nella manutenzione ordinaria. Questo progetto sarà utile anche alla manutenzione di questa viabilità secondaria che va riscoperta e che va salvata in qualche modo, perché con la situazione di fragilità del nostro territorio è chiaro che la manutenzione spesso è una fatica anche per i comuni, poi c'è stato tutto il problema delle province e così via. Sicuramente sì, però devo affermare che i comuni e la provincia di Teramo stanno facendo molto in questo senso, hanno capito che le strade secondarie della nostra provincia sono un asset importante, come ha potuto anche verificare il giornalista Enrico, le strade dove abbiamo realizzato anche tre trasmissioni per far conoscere in futuro ai potenziali fruitori questa ciclovia, sostanzialmente i tratti dove l'asfalto è un po' precario sono pochi, e questo comunque sicuramente sarà uno stimolo perché in prospettiva questa ciclovia possa diventare una bellezza assoluta anche con il rifacimento e la manutenzione permanente degli asfalti che comunque riguardano quasi il 100% del percorso, perché non ci sono
percorsi sterrati, eccetto qualche chilometro in un tratto comunque bellissimo, fantastico, tra Castelli e Isola di Gran Sasso. Allora Enrico, cominciamo a descrivere queste strade dove appunto sono state realizzate diverse puntate di Strade d'Abruzzo, sia per la fruibilità da parte di chi risiede nella zona, magari le conosce sicuramente meglio, e possono essere terreno di allenamento magari lontano dai grandi flussi di traffico e dai relativi pericoli, ma anche da parte dei turisti. Ecco, se una famiglia viene in vacanza sulla costa teramana avendo chi ha difficoltà anche mezzi elettrici, che tipo di facilità incontra nell'andare a pedalare su questi percorsi? Che può abbinare il piacere di una passeggiata in bici, magari con l'aiuto delle bici elettriche che ora vanno molto di moda per chi non ha, diciamo, per chi non è allenato e chi non fa come sport il ciclismo, abbinare il piacere di una passeggiata con poter apprezzare le bellezze del territorio e la natura lì a due passi. Noi abbiamo fatto vedere poco fa le immagini della ciclovia, del tratto che partiva da che era da Campli, abbiamo visto, e lì sono strade davvero molto molto belle. Ecco, guardate che belle queste strade, si può pedalare in assoluta tranquillità, immersi nella natura, su un tratto stradale comunque molto buono, Presidente Matone, e sono veramente, sono zone bellissime. Qual è la cosa che mi ha colpito di più? Forse tra un po' vedremo anche le immagini dell'ultima puntata che abbiamo mandato in onda, che è quella che da Castelli ci ha portato a Isola del Gran Sasso. Partendo da Castelli, Presidente Matone, lei ci ha fatto pedalare in una strada che ci ha portato poi al castello di Pagliara. Carmine, abbiamo pedalato per mezz'ora senza che passasse una macchina, con il Monte Camicia che alzavi lo sguardo e lo avevi proprio a un centimetro. Qualcosa di veramente molto molto bello, ma è molto bello l'intero progetto di aver pensato, questo è Roiano intanto, proprio la prima vostra puntata che abbiamo fatto sulla ciclovia, è molto bello il progetto di poter pedalare per più di 300 km, è chiaro che non si può fare in un giorno solo, su tutto il territorio teramano, che sia mare, che sia montagna, e si può fare a contatto con la natura, perché di tutta questa ciclovia è vero, c'è qualche tratto che è il tratto poi trafficato, il tratto di, diciamo così, utilizzato dagli automobilisti, ma ci sono gran parte di percorsi dove praticamente si pedala da soli in assenza di traffico e a due passi dalla natura, come queste immagini, guardate che belle. Qui siamo a Roiano, una strada che poi ci ha permesso di tornare a Teramo, evitando il traffico della strada statale, ed è stato qualcosa di veramente stupendo. Due passi dalla natura, salite impegnative, ma paesaggi stupendi. E che cosa caratterizza in particolare, Enrico, tu che giri tutto l'Abruzzo, il panorama delle colline e delle montagne teramane? Forse questo verde che è il colore dominante? Il verde è il colore dominante, e nell'ultima puntata che abbiamo registrato e che i nostri telespettatori potranno vedere tra una settimana su Rete8, nelle strade che ci hanno portato da Piano Roseto fino al Ceppo, chiaramente provincia di Teramo, era un mare di verde dove si vedeva in lontananza la montagna che avevamo affrontato il giorno precedente, ovvero il Monte Camicia, il Gran Sasso, e si vedeva proprio tutta la natura dove non passava davvero una macchina e si poteva allenare, o comunque per chi non fa il ciclismo come sport, passeggiare in bici in strade davvero molto molto belle. Ecco, il merito che va dato a Carlo Matone, che ha pensato questa ciclovia, magari direi anche all'amico Luigi di Giosia, che l'ha con lei Matone disegnata e ci ha dato anche supporto in queste trasmissioni, è quello di poter mettere a disposizione dei tantissimi turisti abruzzesi e non le bellezze del territorio e di poterle vivere in prima persona. Allora, Presidente, che cosa significa mettere a disposizione le strade dal punto di vista organizzativo per realizzare un percorso? Cioè, quali saranno gli interventi di tipo promozionale innanzitutto e poi anche di standard di servizi che voi perseguite in questo progetto? Adesso la fase 2 del progetto è quella di individuare i punti del percorso dove mettere le tabelle, le informazioni, e questo lo dobbiamo fare organizzando, siamo già d'accordo con la provincia di Teramo, una conferenza di servizi dove dobbiamo invitare i proprietari delle strade
che sono la provincia stessa, i singoli comuni e l'ANES per circa 20 chilometri, perché con loro si dobbiamo approvare e condividere l'iniziativa, anche se in Italia non c'è ancora attualmente nel codice della strada una definizione della cartellonistica come si deve fare e quindi è rimessa un po' alla scelta dei singoli territori che vogliono organizzare finora le ciclovie, chiaramente condivisa con i proprietari della strada. Questo è il servizio minimo che comunque noi vogliamo tabellare a una distanza non lontana, un chilometro e mezzo, perché secondo noi l'insegna che comunque abbiamo già definito il logo della ciclovia dà un senso a chi sta camminando di appartenenza, dare l'idea appunto che si è su una ciclovia. Chiaramente dobbiamo mettere ogni tanto anche informazione alle rare macchine che camminano, che comunque si sta anche su una ciclovia, e poi i servizi minimi essenziali cui facevo riferimento sono in ogni singolo comune intendiamo allestire una piccola stazione per fare la ricarica delle bici, anche una piccola manutenzione. E poi quanti comuni hanno aderito e sono pronti a diventare sede di tappa, diciamo, di questa ciclovia? Noi abbiamo sono stati tutti coinvolti? Sì, abbiamo coinvolto, cioè abbiamo diviso la ciclovia in 10 tappe e quindi tutti i comuni comunque dell'area interna sono, mi pare sono 26 quelli che rientrano nella perimetro. La ciclovia passerà su quasi tutti, su circa 20, quindi abbiamo, non è che abbiamo accontentato tutti, nel senso che non è che abbiamo fatto questo per accontentare, perché certo, non si ragiona così. Abbiamo fatto un percorso che riteniamo il più idoneo per far sì che le persone possano essere entusiaste di venire sulla nostra terra. E abbiamo anche intenzione, adesso verificheremo con l'avanzamento della spesa della nostra programmazione, di acquistare anche un numero simbolico, non dico eccezionale, simbolico di e-bike che vogliamo mettere a disposizione dei comuni, delle strutture ricettive presenti sul territorio, per far sì che questo fenomeno insomma possa diventare importante, perché noi ne abbiamo bisogno. Un altro passo credo che sia fondamentale è quello della comunicazione, cioè il coinvolgimento delle strutture ricettive e anche dei media, diciamo, questa trasmissione è un esempio, sì. Ma comunque ci sono anche diciamo i tam tam sui social che, per quanto riguarda siamo i siti specializzati dei ciclisti, le riviste di settore. Siamo consapevoli che iniziamo un percorso che sarà lungo, accidentato, però dobbiamo dare il massimo perché l'obiettivo venga raggiunto. È quella di far conoscere in tutta Italia la nostra ciclovia. Ecco Presidente, ma avrete bisogno di ulteriori finanziamenti per andare avanti questo progetto? Di altri partner, di privati, magari di enti pubblici che vi sostengano anche finanziariamente? No, sostanzialmente non ne abbiamo bisogno perché questo GAL, oltre alle risorse della programmazione con cui siamo stati finanziati l'anno scorso, nel frattempo è uscito anche il bando della nuova programmazione che abbiamo vinto per il nostro territorio, quindi la nostra prospettiva si è allungata. Quindi questo progetto è incluso nella vostra? Anche nella nuova programmazione, quindi le risorse ci sono. E sono certe? Certo, le risorse non sono mai esagerate. Però sono certe, il che è già tanto. Sono certe, sono dignitose e quindi non possiamo lamentarci delle risorse, dobbiamo semplicemente saper fare la promozione, perché come diceva lei è un elemento fondamentale di tutto quello che stiamo facendo e ne siamo consapevoli e cercheremo di fare il nostro meglio.
Nel frattempo le nostre telecamere, soprattutto quelle di Donatello Ricci, poi il racconto di Enrico Giancarli attraverso strade d'Abruzzo, ci porta in altre meravigliose località. Enrico, qui è Civitella. Civitella sì, del allora io direi in chiusura proprio di ricordare intanto gli appuntamenti televisivi e anche quelli che sono già disponibili on demand sul nostro canale YouTube per chi volesse insomma, vedere queste immagini e averne anche una descrizione più completa attraverso il sudore, la fatica, i racconti, il fiatone di voi ciclisti. Allora, intanto queste sono le immagini che sono riferite alla nostra ricognizione che facemmo della tappa della Tirreno Adriatico. Facemmo l'ultima parte, qui siamo a Civitella del Tronto, poi salimmo da Villa Lempa con Lebigliano su a San Giacomo, discesa e arrivo a Valle Castellana. Di quella giornata mi ricordo molto bene, Presidente Matone, il freddo e il ghiaccio che incontrammo su a San Giacomo, strada imbiancata ma non dalla neve ma dal ghiaccio, e fu anche abbastanza difficile andare in bici. Questa è la splendida visuale che si ha di Civitella del Tronto. Pensa tu, Enrico, io ricordo da quelle parti un arrivo a San Giacomo Monte Piselli di una tappa del 2000, Giro d'Abruzzo nel 2000, cioè il Giro d'Italia nel 2008. Sì, ci fu il Giro d'Italia, ma ci fu anche un Giro d'Abruzzo che sperimentò quella salita e poi quella salita venne promossa per il Giro d'Italia. La situazione dell'asfalto era quasi scandalosa, poi è stata aggiustata, perché è stata una fortuna anche per quei territori. È stata aggiustata in occasione del Giro d'Italia 2002, poi purtroppo abbandonata per 22 anni, esatto. In condizioni pessime, e quest'anno è stata l'occasione per riasfaltare quella strada e la discesa tra San Giacomo e Valle Castellana è stata una discesa fantastica. Confermo, perché quel giorno confermo, Presidente, perché quel giorno, ovvero quello a cui si riferiscono le immagini, fare la discesa che da San Giacomo ci portava verso San Vito e poi Valle Castellana era sostanzialmente impossibile. Esatto. Il giorno della Tirreno Adriatico è stato qualcosa di spettacolare, quindi credo che sia stato fatto un grandissimo lavoro. Il sindaco di Valle Castellana, che nel frattempo è diventato presidente della provincia, ha dato il meglio di sé. Ha visto coronare un sogno della sua popolazione, voglio dire che no, per anni è stata isolata. Da anche l'idea che le aree interne hanno bisogno di rappresentanza per dare il meglio. Certo. Quindi dicevo gli appuntamenti, dicevo, mentre qui si comincia a salire, ecco, questa è proprio la salita Collebigliano, da dove è iniziato il pezzo duro, dove fece l'azione poi Jonas Vingegaard per vincere la tappa della Tirreno Adriatico a Valle Castellana. Noi questa l'abbiamo proposta durante l'inverno come ricognizione della tappa, abbiamo fatto vedere gli speciali della tappa di Valle Castellana on demand, già sono disponibili le tappe della ciclovia. Siamo partiti ancora una volta da Civitella, siamo andati verso Campli, Roiano e poi l'arrivo a Teramo, ed è disponibile proprio da qualche giorno la puntata partita da Castelli. Siamo saliti, come dicevo, con la visuale del Monte Camicia, qualcosa di davvero molto molto bello, per arrivare alla zona del castello di Pagliara e poi riscendere verso Isola del Gran Sasso e l'arrivo al santuario di San Gabriele. Per finire tra 10 giorni di mercoledì sera andrà in onda la terza puntata che abbiamo dedicato alla ciclovia del GAL, terza puntata che ci vedrà partire da Piano Roseto, faceva molto freddo, Presidente Matone, in quota, per arrivare, dopo aver toccato tanti paesi davvero molto molto belli, Carmine, per arrivare sul Ceppo. Qual è la particolarità? Che una volta arrivati su al Ceppo, che è uno dei posti più belli del nostro Abruzzo di montagna, quota 1334 metri sul livello del mare, c'è una lunga discesa che ci ricollega proprio a Valle Castellana, e quindi si è completato quel percorso che abbiamo iniziato a dicembre in questa giornata fredda che ci ha portato a Valle Castellana, per arrivarci con l'ultima puntata di Strade d'Abruzzo dedicate, che andrà in onda il prossimo 26 maggio proprio nel cuore della montagna Teramana sul Ceppo. Lui è il presidente Carlo Matone. E noi ci siamo per dire che non ci sono solo le Dolomiti, ma c'è anche il nostro Abruzzo. Chi ama il ciclismo, chi ama la montagna, chi ama pedalare. Sicuramente sì, ne sono talmente convinto che in un'altra occasione Enrico mi ha invitato una domenica sportiva. Io ho lanciato l'idea di candidare il Gran Sasso a patrimonio naturale dell'umanità. È ambiziosa. È un progetto ambizioso, ma sicuramente
ritengo che il Gran Sasso d'Italia lo merita e stiamo avviando i dialoghi necessari per creare il giusto coordinamento istituzionale perché il progetto possa essere portato avanti e presentato al governo italiano perché poi dovrà presentare la candidatura. Benissimo, io ringrazio il presidente Matoni, naturalmente Enrico Giancarli, con insomma non dico quasi la certezza, ma insomma, con buone probabilità che penso ci rivedremo presto per parlare di grandi eventi sulle vostre strade per il ciclismo mondiale. Grazie, a presto. Lo ricordiamo, Carlo. Isola del Gran Sasso candidata al Giro d'Italia 2025. Dai. Ci vediamo presto, magari anche per ufficializzare questa notizia che nasce nei nostri studi e che probabilmente potrebbe avere una sua attendibilità. Arrivederci. Grazie a voi. Buonasera.